aspetta, guarda. Ok, già siamo in diretta. No, no, aspetta, dove sei? Sì. Saluti, buongiorno. Ciao. Bentrovati, siamo qui alla Rosa Magra per trasmettervi, come tutti gli altri incontri, per ricordare Percy Casey Shelley. Sicuramente il supporto scientifico dato dall'istituto approfondirà l'aspetto letterario di questo personaggio. Intanto noi, con un articolo su Positano News, abbiamo già introdotto l'argomento riportando un saggio pubblicato da Enzo Puglia nel 2004 sulla Terra delle Sirene, dedicato a Percy Bysshe Shelley. Ci fa molto piacere ricordare questo personaggio. Vi ripeto, l'aspetto letterario lo cureranno i tecnici. Noi invece ve lo porgiamo con l'enfasi e il piacimento di raccontarvi quello che nel 1812 era visto come un menage à trois: lui, la moglie, la compagna, la fuga, questo baronetto inglese, in un tempo in cui odierno non si scrive più padre e madre, bensì genitore 1 e genitore 2, quindi la visione di gender. Lui nel 1812 affronta e risolve in maniera quasi drammatica, perché la moglie ufficiale Harriet, con la quale aveva una figlia, si suicidò, la compagna Mary, con cui gira miseramente l'Europa, miseramente perché erano a corto di sostanze economiche, fino a quando non arriva l'eredità di famiglia che cambia ed evoluziona il tutto, e quindi hanno delle frequentazioni a tre. Viene citato questo menage à trois con Byron in Svizzera, con altri personaggi che sostenevano e aiutavano. Intanto abbiamo con noi la segretaria, vicepresidente ufficiale del centro. Mettiamogli dietro alle spalle l'insegna sopra. Prego Eleonora, a te la parola. Penso ha già introdotto in un certo modo alcune delle tematiche che si potrebbero trattare proprio su questo magnifico poeta. In una parola, innanzitutto giovanissimo, nasce nel 1792 e muore a pochi giorni dal compimento del 30° anno, l'8 luglio, per l'appunto, come ricordiamo oggi, 1823. C'è da dire che in 30 anni oggi un giovane probabilmente non approda neanche a un decimo di quello che Shelley ha vissuto, con un concentrato di attività poetico-letteraria, ma soprattutto anche umana, conoscenza degli altri, che ha compiuto nel decennio tra il 1810, anno in cui entra nella Università di Oxford, e grosso modo il suo approdo in Italia, che durerà ben quattro anni, e spazierà come viaggio tra Venezia, Firenze, Roma, Lucca, Napoli. A Napoli si trattiene solo 3 mesi, ma per capire meglio il nostro Percy Shelley bisogna veramente riferirsi moltissimo anche alla sua vita, la vita personale, quella che lui ha vissuto, il modo come l'ha vissuta, e anche le relazioni che ha avuto sia con i suoi poeti o con i suoi, tra virgolette, mentori, uno dei quali è stato proprio il papà di Mary, che diventerà la sua seconda moglie. Andiamo nel posto e nel luogo dove ha soggiornato sicuramente. Eccolo, lo leggiamo nella parte alta. Percy Bysshe Shelley, 1792-1822. John Keats, che era altro più tardi, ma era coetaneo, e quindi era questo gruppo di amici che tessere di viaggiatori del Grand Tour
anche Mary Shelley, la moglie. Soprattutto. Che verrà diverse volte a scoprire. Allora, tornando un attimino a noi, riprendendo il filo del discorso, lui entra all'università di Oxford, precedentemente era stato un college, dove veniva definito esattamente Mary Shelley, il folle. A Oxford differente della, come dire, anche il francesismo, della rivolta, dei segnali, delle materie trattate, è piuttosto attratto magari da studi sull'elettricità, sul magnetismo e si, come dire, permette lunghe passeggiate anche nel parco di Oxford. Il suo mentore per certi versi è stato William Godwin, il papà della sua poi seconda moglie, che lo apre ad una filosofia libertaria. Già nello stesso anno scrive il suo primo romanzo gotico, Sartrozzi, e La necessità dell'ateismo l'anno successivo. Questo testo gli procura esattamente l'espulsione da Ossia. Ovviamente non lo scrive da solo, lo scrive in compagnia del suo grandissimo amico cosmografico, il suo biografo, che è Thomas Mann. Nello stesso anno conosce una ragazza sedicenne e con lei fugge perché nella sua... La figlia di Goldwyn. La figlia, no, la prima moglie. Harriet, sì. Questa ragazza sedicenne che diventa la sua prima moglie e che vive 3 anni di avventura con lui, che è aperto ad un rapporto di amore libero. Ovviamente Harriet non è proprio tanto convinta, suo malgrado, però logicamente ama enormemente Shelley, e da lui avrà anche 2 figli. Purtroppo questa prima moglie si suiciderà nel momento in cui invece il nostro Shelley, attraverso il suo mentore Goldwyn, conosce la figlia Mary e la sposa poi in seconde nozze. Con Mary anche avrà diversi figli, 5, uno dei quali in realtà non è né figlio di Mary e probabilmente neanche di Shelley, è una ragazza che viene adottata e che morirà proprio a Napoli in età giovanissima. Perché questi incontri di Shelley sia con Godwin, quindi lo aprono al radicalismo, al progetto di una giustizia politica? A questo punto c'è una rottura forte con la sua famiglia di origine aristocratica, in quanto logicamente il padre foraggiava in qualche maniera la sua attività. Nel momento che lui non si piega a tornare a Oxford rinnegando il testo scritto sulla necessità dell'ateismo, chiude i rapporti col padre, almeno momentaneamente. Poi finisce per chiuderli anche con Godwin, il quale, pur predicando idee di libertà, nel momento in lui adocchia la figlia e se la porta via, non è molto d'accordo, soprattutto perché conosce bene le idee di Shelley riguardo di questo amore aperto, di questo amore libero. Inutile dire quante radici si possono trovare in una filosofia del genere al giorno d'oggi, quasi a 200 anni dalla scomparsa. Cioè, sono tantissimi i fili che legano Shelley alla modernità, ma poi li andremo a vedere in chiusura, anche perché ha influenzato non solo molti altri poeti che lo hanno apprezzato, e qui mi viene in mente di nominare Leopardi, Mazzini, la stessa Virginia Woolf, che parla di lui al momento in cui, trovandosi a Pisa, intravede la pira su cui brucia il suo corpo nel momento della morte, che per l'appunto si è trovato in mare bruciato sulla spiaggia. Comunque, insieme a Mary, e quindi lasciando Harriet desolata, fugge in Europa, attraverso la Francia raggiunge la Svizzera, ma non solo, insieme a loro logicamente c'è la terza in questo caso, che è Claire, che è la sorellastra per l'appunto di Mary. Quindi anche qui c'è un gruppo di 3 che viaggia
conosce gente, una storia lunga 6 settimane. Per l'appunto, dopo 6 settimane privi di fondi, privi di sostentamento, decidono di ritornare. Nel 1815 scrive la sua prima allegoria in versi, Alastor, ho lo spirito della solitudine. E a questo proposito voglio leggere un passaggio critico che riguarda quest'opera. L'Alastor può essere considerata come l'allegoria di uno degli stati più interessanti di un'anima umana. Rappresenta un giovane di sentimenti incorrotti e di genio avventuroso, spinto da un'immaginazione accesa e purificato dal contatto di tutto ciò che è eccellente e sublime, alla contemplazione dell'universo. Il giovane beve avidamente alla fonte del sapere e non si disseta mai. La magnificenza e la bellezza del mondo esterno penetra profondamente nel sistema delle sue concezioni e dà varietà inesauribile alle modificazioni di esse. Fin tanto che gli è possibile fissare il suo desiderio su oggetti così infiniti e incommensurabili, egli è contento, tranquillo e padrone di sé. Ma il tempo giunge che questi oggetti cessano di soddisfarlo. L'anima infine si desta, improvvisa e brama di comunicare con un'intelligenza simile alla sua. Immagina per sé l'essere che ama, vivendo nella contemplazione della natura più perfetta e sublime. Il fantasma nel quale incarna le sue immagini compendia in sé tutto ciò che il poeta, il filosofo o il pittore potrebbero rappresentare di più meraviglioso, sapiente e bello. Le facoltà intellettuali, l'immaginazione e le funzioni del senso hanno i loro rispettivi requisiti nella simpatia dei poteri corrispondenti degli altri esseri umani. Il poeta è rappresentato sul punto in cui riunisce queste requisizioni e le irradia in una sola figura. Egli cerca invano un prototipo della sua concezione. Fulminato dalla delusione, corre ad immatura morte. In qualche modo è il sunto di quello che pensa il suo pensiero filosofico. Il pensiero poetico. Il suo pensiero filosofico. Eleonora, questa cosa bellissima che stai dicendo la dobbiamo fare seduti con una ripresa. Qui abbiamo un disturbo di traffico non indifferente, il che quindi, sovrappone. No, perché la parola volevamo anche lasciamo, come istituto, certo. Dire che cosa poi succede dopo Shelley, cioè questo giovane poeta fantastico che muore a 30 anni, cosa lascia? Innanzitutto pacifismo e non violenza. Le sue teorie a questo riguardo, i suoi scritti hanno addirittura, sedotto Mahatma Gandhi in qualche maniera, che ha letto La maschera dell'anarchia, dalla quale traggono solamente due frasi. Allora è provare spirito di vendetta, ferocemente desiderando di scambiare sangue con sangue e torto con torto. Non fate questo se siete forti. Quindi, non solo, pacifismo non violenza, principio di resistenza non violenta. Poi, la rivendicazione di una dieta naturale, quindi difesa del vegetarianismo. Cosa che oggi è molto, molto, diciamo, attuale, modernissima. Certo. Questa attenzione sul cibo e sul modo come nutrirsi, quello che siamo e cosa diventiamo. E così scrive anche sul sistema della dieta vegetariana. Poi influenza logicamente tutti la Beat Generation, ecco, perché Shelley viene riscoperto negli anni 60 e in qualche maniera le sue idee, anche l'appropriazione dell'amore libero, e come sappiamo sono gli anni in cui nascono anche nei comuni, esperimento assolutamente fallito, però diciamo c'è stata tutta una Beat Generation di quegli anni. E ancora oggi se ne vedono, come dire, gli strascichi e le radici, e le radici ha anticipato moltissimi tempi, quindi è di un'attualità straordinaria. E in lui possiamo sicuramente ritrovare anche il suo pensiero nelle cose che ha scritto, ma soprattutto come ha vissuto, perciò io metto l'accento moltissimo su come ha vissuto. Luciano, a te la conclusione. La morte dei suoi figli, perché una sola, voglio dire, gli sopravvive ed è Jante Shelley,
gli sopravvive, no, in tre gli sopravvivono, ma subito dopo di lui poi ne resta una sola, quella che vive più a lungo e che non erediterà i suoi titoli, perché l'ultimo, diciamo, dei suoi figli non ha figli. E quindi il titolo passa al cugino. Baronetto. Mentre invece, in realtà, i suoi discendenti esistono, perché la Jantrischelli, sposata e con figli, ancora oggi noi abbiamo in vita i suoi eredi. Grazie Leonora, la parola, il saluto finale al Presidente. Di essere sempre presenti, io ringrazio Positano News nelle persone di Lucio Esposito, di Ambrogio Coppola, di Sara Ciocio, che ci sono sempre vicine. Senza di loro non potremmo fare queste piccole commemorazioni. Ringrazio Mariella Russo, i cugini Scala, Capozzi, Mario Capozzi, Carmine Daniello, ringrazio la vicepresidente che è stata così gentile ad aiutarci nel suo ruolo e a spiegarci, a introdurci a Shelley. Luciano, il prossimo appuntamento, chiamiamo i nostri lettori. Questo pomeriggio alle 6:30 con Fabio Levi su Primo Levi, Auschwitz. Di Auschwitz. L'ultima cosa, noi continueremo in questa serie di commemorazioni proprio per lasciare una traccia importante, perché tutte queste persone sono venute a Sorrento per vedere il luogo dove era nato Torquato Tasso. Shelley, su raccomandazione di Byron, certamente sente questo nostro poeta romantico, e quindi l'istituto sente un peso proprio nel commemorare tutti questi grandi personaggi. Grazie di tutto e arrivederci a presto. Posso chiudere, perché mi devi promettere poi un'intervista più lunga, perché sì. Veramente no, ma seduti senza traffico, c'è altrimenti un mare di cose da certo dire su Shelley, proprio per la sua grandissima attualità. Un piccolissimo brano tratto dall'Ode a Napoli, che per l'appunto proprio a Napoli muore anche uno dei suoi figli, quindi è, come dire, una terra che per lui rappresenta amore e morte, ma soprattutto per la moglie Mary, che ne ha un forte, diciamo, ne riceve un forte impatto. In questa lunga ode lui scrive a un certo punto, tra l'altro in base di spirito patriottico, perché incitando tutti i napoletani nei moti del 20 e 21, prendo un pezzettino. Napoli, tu cuore di uomini che sempre ansi ma nudo sotto l'occhio senza palpebre del cielo, città Elisia che calmi con incantesimo l'aria ammutinata e il mare, essi attorno a te sono attratti come sonno attorno all'amore, metropoli di un paradiso in rovino, da tempo perduto, di recente vinto, ma pure ancora solo a metà conquistato. Grazie Leonora. Meritava questa conclusione. Meritava, perché Napoli ha ispirato. Grazie di nuovo e ci rivediamo presto.